Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Oggi video in collaborazione con Shane. Mi ha mandato questo pacco gigante perché ci sono i saldi primaverili su Shane, ma prezzi bassissimi che partono da 0,01 centesimo. Dal 13 marzo al 3 aprile vi consiglio di andare sull'app di Shane perché potete portarvi a casa un sacco di cose ad un prezzo bassissimo e con spedizione gratuita. Tra l'altro non so se avete notato, quando entrate sull'applicazione di Shane ogni tanto vi spuntano fuori dei giochini, tipo dei giochi con le carte che vi fanno accumulare dei punti. Io ogni volta ci gioco, cerco di vincere dei punti sperando di avere maggiori sconti e quindi continuo a giocare. Questa volta però Shane mi ha mandato pure alcune cose per la casa. È la prima volta che me le manda, infatti sono super felice, non vedo l'ora di mostrarvi il tutto, anche perché oltre all'abbigliamento su Shane sappiamo tutti che hanno tantissime cose e le cose per la casa a me fanno veramente impazzire. Ma adesso direi che è arrivato il momento di aprire il nostro pacco. Io ho già sperciato, ma era proprio impossibile resistere fino ad adesso e quindi già aperto. Iniziamo subito ad aprire il primo pacchetto. Scelgo questo vestitino blu. L'ho scelto di questo modello perché sinceramente mi mancava proprio qualche capo elegante. Questo sicuramente per qualche cena o per qualche anche cerimonia, secondo me potrebbe essere perfetto. Il tessuto è molto morbido, non è elasticizzato. Qua sotto è un po' arruffato, ma adesso vediamo subito come mi sta addosso. Mi piace tantissimo, raga. Mi va un po' largo qua dietro, vedete che rimane un po' molle, ma per il resto mi piace tantissimo. Magari poi lo sistemo un pochino, metto due punti e lo stringo un attimo. Comunque mi piace tantissimo. Poi ho messo pure questo punto luce, secondo me dà quel tocco di eleganza. Naturalmente qua sotto in descrizione vi lascio tutte le info, tutti i codici SKU di ogni abito, così riuscite a trovare tutto molto più facilmente. Adesso passiamo subito al secondo outfit. Raga, oh mio Dio, bellissimo, questo mi sta alla perfezione. Il tessuto è lo stesso, ma questo diciamo che c'ha la gonna un po' più a campana. Mi sembra più elegante forse. Anche qui abbiamo una bella scollatura B. Qua un po' mi va largo, ma perché io, come ben sapete, non ho molto seno. Però per il resto è stupendo. Potete fare il fiocco o davanti o dietro. Ci sono pure due passanti. Che ne dite, raga, vi piace? Ultimamente sono un po' in fissa con questi vestitini che sono comunque da sera ma non aderenti e stretti. Mi piacciono un sacco. Chi è che è venuta a trovarci? Ciao amore mio, buongiorno! La cucciolata si è appena svegliata. Passiamo al terzo outfit. Raga, questo è stupendo. Ce l'ho nel carrello tipo da un anno e finalmente ci ha pensato Shane. Questo d'estate è una bomba, pensate pure con l'abbronzatura. Ha lo spacco che arriva tipo fino a qua, penso. Pensate che tra poco ho una comunione e un battesimo. Mi piacerebbe mettere questo, ma non so se è un po' troppo leggero. Adesso lo proviamo per la prima volta insieme. Spero con tutto il cuore che mi stia bene perché lo desideravo da tantissimo questo abito. Raga, non ci credo. È stupendo. Guardate i colori, che belli. Io impazzisco. Forse rimane un po' larghino qui perché sono magra, io mangio ma non ingrasso. Sono sicura che con un bel tacco e una bella borsetta, una bella pochette, questo outfit è stupendo. E non vedo l'ora naturalmente che sia estate per poterlo indossare. Passiamo al quarto outfit. Poi abbiamo questo vestitino, sempre simile agli altri, stesso tessuto. Però mi piaceva il colore, è un po' stropicciato, lo so. Questo ha l'allacciatura laterale, guardate. È molto elegante, mi piace tantissimo, tessuto morbidissimo. Ho preso l'extra small. Le taglie che di solito prendo sono la small o l'extra small. Poi vabbè, in base al modello, in base alle recensioni, capisco bene la taglia. Mi raccomando, anche voi guardate bene le recensioni, ma soprattutto le foto delle ragazze che hanno acquistato i vestiti, perché così riuscite a capire meglio com'è il modello. Vi ricordo ancora che ci sono i saldi primaverili,
prezzi bassissimi che partono da 0,01 centesimo. Mi raccomando, andate sul sito di Shein e date un'occhiata. Adesso però devo capire quando metto questi vestitini, cioè io li vorrei mettere tutti subito. Adesso però passiamo al prossimo. Non ci credo, raga. Bellissimo, mi piace un sacco. Ma c'è un problema, è cortissimo. Cioè sotto dovrei mettere tipo dei pantaloncini neri. Avete presente i tipici pantaloncini che si mettono sotto i blazer, un po' troppo corti, i vestitini corti. Però raga, che peccato, cioè mi arriva proprio qui a filo del sedere purtroppo, quindi appena mi piego mi si vedono tutte le mutande. Il tessuto è pesante, quindi come vestito invernale secondo me è perfetto. Abbiamo questa cinturona, mi sa che i lacci sono un po' più lunghi perché guardate dove mi arrivano, sono lunghissimi. Non so se lei ha fatto un doppio giro, ma non penso, e mi piace un sacco. Diciamo che è un vestito blazer, così si dice. Ho già in mente pure che borsa potrei abbinarci a questo vestitino. Ho una pochettina così un po' glitterata nera che è spettacolare. Con un bel tacco nero direi che è perfetto. Passiamo al prossimo outfit. Raga, quanto è figo. Quanto è figo questo corpetto. Non ne ho mai comprato uno, ma mi piace tantissimo. Devo dire che è molto rigido, non pensavo fosse così. Purtroppo manca un po' di seno, sicuramente farebbe tutta un'altra scena, ne sono sicura. Ma qui è giusto che mi rimanga così rigido? Cioè, oppure è normale che rimane rigido e se uno non ha molto seno non è che si vede? Tra l'altro, quando l'ho scelto ero convinta fosse un tessuto normale. In realtà questo è un po' velato. Vedete raga che è trasparente. Anche qua dietro è bello rigido. Anche questo lo metterò quando inizierà a fare un po' più caldo, perché non so voi, ma io non riesco ad andare in giro con la pancia di fuori d'inverno. Ma anche adesso fa troppo freddo. Poi però vedo che ci sono ragazze nude, nude, che mi chiedo: ma non state male? Fa freddo, come fate con la pancia di fuori? Vabbè, tralasciando questo, passiamo all'ultimo outfit. Questo è un body molto elegante, eh. Sinceramente pensavo fosse molto più leggero questo tessuto. Invece no, diciamo che è bello spesso. Me lo immaginavo completamente diverso. Il body si allaccia con i bottoni, è comodissimo e super morbido. Ma mi piace tantissimo. Mi sa che devo iniziare a scegliere queste cose, perché immaginate un bel blazer, una bella borsettina, tacchi e l'outfit è fatto. Ed è anche molto carino. So già che quando la mia migliore amica vedrà questi vestiti impazzirà, li vorrà tutti, già lo so. Con i vestiti abbiamo finito e iniziamo con le cose per la casa. Ah, ma ora che mi ricordo, manca un'ultima cosa. Raga, ho scelto questa pochettina, mi piace tantissimo. Il rosso è diverso, però quando l'ho scelta non è che pensavo di abbinarla con questo body, ma con un'altra cosa rossa che mi comprerò. Ho una magliettina rossa, ma mi sa che il rosso della maglietta è un po' più scuro di questo. Guardate che carina. Potete utilizzarla così, poi piccoline così. Questa è pure la lunghezza giusta, perché se è troppo lunga non va bene, se è troppo corta è scomoda. E la potete utilizzare anche così. Bellissima anche così, è vero, ultimamente sto utilizzando le borse corte. Adesso passiamo alle cose per la casa. Iniziamo da questo. Appena l'ho visto me ne sono innamorata. Diciamo che è un vassoietto, potrebbe essere un portachiavi che mettete all'ingresso della vostra casa, o diciamo anche un centrotavola, un portacandele. Avete presente le candele senza il barattolino in vetro? Le appoggiate qui, così non sporcate il tavolo. Ma io lo utilizzerò in cucina. Sapete che ci piace cucinare a me, Franci, soprattutto a Franci, ma ogni tanto anche io preparo qualche sfiziosità e ho intenzione magari di preparare qualche aperitivo e di mettere qua all'interno qualcos'altro. Naturalmente poi ci sono pure di altre dimensioni. Poi abbiamo questa confezione, questa mi piace tantissimo, ma tanto raga. Ci ho messo un po' per decidere quale prendere. Attenzione, è uno specchio. Me ne sono innamorata perché ha questa forma molto particolare e moderna. E ho intenzione di fare qualche foto carina. Ma raga, ma si vede benissimo.
Guardate, ma si vede proprio bene bene. Ci sono pure altre tre forme, mi sembra. Siamo arrivati alla penultima cosa. Guardate che cosa ho scelto, anche questo era da tantissimo che lo vedevo su Shein. Ho già messo all'interno le pile e guardate. Cioè raga, guardate che figata, è bellissimo. Qui abbiamo il telecomandino, possiamo cambiare colore, è stupendo. È vero, qui abbiamo pure degli effetti. Guardate che carino questo, sì, questo qui è un po' da discoteca, questo diciamo un po' più soft, questo bellissimo, bello raga, secondo me usciranno delle foto bellissime, già lo so. Anche con questa lucina devo scattare delle foto stupende perché mi piace un sacco e già su internet ho visto degli scatti che sono stati fatti con questa luce, anche perché ha diversi effetti come avete visto e secondo me si possono fare delle cose molto carine. E adesso siamo arrivati all'ultima cosa, è una cosa morbidissima, vi dico solo questo. Oh mio Dio, ho scelto una coperta morbidissima, apriamola insieme. Tra l'altro bellissimo, tra l'altro bellissimo questo sacco. Oh mio Dio, è stupenda. Però non la sto ad aprire adesso, vi metto la foto qua accanto perché sennò mi rimane tutto in giro. Già adesso ho un casino qua sul letto, non potete capire. Comunque questa è la coperta ed è stupenda. Guardate tutte le immagini. Secondo me in camera nostra ci sta benissimo. Unico problema, Chloe. Finite tutte le cose da mostrarvi, questo è stato un mega spacchettamento, sono felicissima per tutte le cose che mi ha mandato Shane, ma soprattutto sono super gasata perché so già che cosa farò questa sera, sarò tutta la sera su Shane perché appunto devo approfittarne che ci sono questi sconti primaverili, sia sull'abbigliamento che sulle cose di casa e quindi, anche perché questi salti sono dal 13 marzo al 3 aprile, quindi dobbiamo affrettarci. Naturalmente qua sotto in descrizione, come ho detto all'inizio del video, vi lascio tutte le info, tutti i link di questi vestiti, anche i codici SKU e aggiornatemi, fatemi sapere qua sotto nei commenti o su Instagram se avete acquistato qualcosa, perché sono un sacco curiosa di sapere che cosa avete scelto. Adesso vi saluto, è arrivato il momento di riordinare tutto, grazie mille Shane per avermi mandato tutte queste cose, mi piacciono tantissimo, grazie mille e ciao raga, un bacione grande grande, ci vediamo nel prossimo video.